I ragazzi e le ragazze della classe Quinta S del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno propongono un radiodramma con l'intento di recuperare l'abitudine all'ascolto e stimolare l'immaginazione. L'opera si intitola Un piano perfetto ed è tratta dal romanzo di Luciano Ligabue La neve se ne frega. È il risultato di un progetto di scrittura creativa sviluppata dagli alunni che sono stati protagonisti nella produzione di copioni, musiche e hanno contribuito al montaggio realizzato in collaborazione con il centro giovanile Il Blogos. Il radiodramma si inserisce nel contesto di un futuro dai toni orwelliani, in cui gli uomini, costretti in un sistema di ipercontrollo, hanno perso capacità critico-riflessive e dove il corso naturale degli eventi è capovolto, si nasce vecchi e si muore a 0 anni. I nostri protagonisti si sottraggono a questo fato per ritrovare insieme una dimensione umana. Sono la tua radiosveglia, sono le 8. Oggi è lunedì 20 giugno 2166. Il sole splende, l'aria è tiepida. È festa e le condizioni climatiche sono ideali per un picnic o una scampagnata. Ricorda il piano Vidor. Hai diritto a un partner con cui condividere la vita. Hai diritto al numero e al tipo di adulteri previsti dalla programmazione del piano Vidor, caso per caso. Il tuo diritto all'informazione e allo svago è garantito dall'olovisore installato nella tua abitazione. È il tuo dovere svolgere la funzione che il piano Vidor ti ha affidato e che è iscritta nel tuo nome. È tuo dovere svolgere gli adulteri prescritti per il mantenimento della stabilità della coppia. È tuo dovere comunicare alle autorità di controllo ogni anomalia rilevata nel sistema o nel comportamento di qualche individuo. Hai diritto ai diritti. Grazie a questo diritto non potrai mai, sotto il piano Vidor, venire privato di alcuno dei tuoi diritti per alcun motivo, in alcun modo, tranne in caso di detenzione. È tuo dovere conoscere perfettamente i tuoi diritti e i tuoi doveri. L'ignoranza è punita. La tua radiosveglia ti augura una giornata soddisfacente e produttiva. Ricorda, non sei una macchina né lo sei mai stato, sei il risultato del progetto evolutivo finale. Anche oggi io e Natura ci siamo messi a riguardare l'oro registrazione della mia nascita e del nostro primo incontro. Penso che la mia sia stata davvero una nascita perfetta, degna del piano Vidor. 79 anni è proprio l'età giusta. Il solito esagerato. Intanto però non ti ricordi niente della tua prenascita. Ma guarda che vicino di casa simpatico che ho. Dai, ammettilo che sei invidioso. Immagina la scena. Si apre la porta della bolla fattrice e io esco, con la alloviatrice che mi sostiene perché sono placido e inciampo, sono strabico e gocciolo dal naso. Ma dai, che schifo! Aspetta, il meglio deve ancora venire. Ho un'espressione ebete, gioco con la protesi ai denti, sono tutto in carta pecorito, mi rimbalza qualche pezzo di carne moscia. Non pensi che i nostri amici ne abbiano abbastanza? Brava Natura, digli qualcosa, altrimenti non la finisce più. Aspetta, manca ancora il racconto del mio incontro con Natura. Beh, se si tratta di lei, allora la cosa si fa interessante. Sentitelo, com'è interessato adesso quel maniaco. Dai, ragazzi, non cominciate il vostro solito teatrino. Meglio ancora, Prosca. Non perdere tempo ad ascoltarli. Piantiamoli qui, questi due. Sì, hai ragione, è una buona idea. Andiamo a badare al barbecue. No, dai, restate qui. Promettiamo di fare i bravi. Vabbè, vi accontentiamo. Sappiamo che non siete capaci di stare neanche un minuto senza di noi. Comunque, ti stavo dicendo, Famo. Natura è una nascita 81, del tipo post. È nata insieme a me, ma avrà da vivere 2 anni in più alla fine. Non sai quanto avrei voluto che fosse stata un tipo pre. Così sarebbe nata prima e avrebbe passato i suoi primi 2 anni ad aspettarmi. Certo, ne sarebbe valsa la pena, amore mio. Dammi un bacio. I soliti 2 smielati. Beh, non ci crederete. Appena ci siamo visti, ed eravamo appena nati, siamo scoppiati a ridere. Natura però è sempre stata bellissima, anche quando era così brutta. Beato te, come vorrei poter dire lo stesso, ma... Sentiamo, ma cosa? No, niente. In tavola, le bistecche di soia sono cotte. Un momento, ci vuole l'atmosfera giusta, anche con questo sole.
Che ne dite se uso l'olovisore in modalità esterno giardino e metto l'effetto luna piena? Si vede che sei un... direttore della fotografia? Già, il nome conta. Ti ricorda chi sei e cosa fai. Ce lo ripetono ogni mattina. Sentitelo, il mio famo, il mio bel factotum motori, che perle di saggezza. Allora, qui si fredda tutto. Venite a tavola. Ma a proposito di lavoro, hai poi rivisto il tuo famoso regista? Ma chi? Quel deficiente? Sì, lui. Ehi, andateci piano con le parole. Vi state dimenticando le telecamere di controllo e i satelliti del piano Vidor? Non è che adesso ci andiamo di mezzo tutti per una sciocchezza? Una sciocchezza che per di più è già acqua passata. Sta tranquilla, Prosca, e lasciami dire. Uno stronzo così non l'ho mai conosciuto in tutta la mia vita. Non ce la fai proprio a mandar giù quella faccenda. Insisti ancora? Ma allora sei sordo, oppure incosciente. Calmati, Prosca. Il piano Vidor mi ha permesso di parlarne, con moderazione. Ma come faccio a non imbestialirmi ogni volta se per colpa di quel tipo mi hanno pure incarcerato? Sì, però anche tu hai un po' esagerato. Avrei voluto vedere te al mio posto. Come potevo riuscire a mantenere la calma avendo davanti un tale imbecille che è capace solo di ripetermi continuamente i dettagli dell'adulterio di natura? Gli ho mollato un cazzotto che gli ha spappolato il naso, ma si meritava ben di peggio. Guai a chi gli tocca natura, eh? E piantala una buona volta, famo. Sei sempre il solito idiota. Ma che simpatica. Comunque oggi mi pare avessimo due compleanni da festeggiare. Già, scendete già a 40, belli. Beata te, natura. Ancora qualche anno e ti trovi un giovanotto prestante e pieno di energia. Dai, Difo, non ci pensare più a quella brutta storia. Ormai è acqua passata. Hai ragione. È anche vero che il piano Vidor si è dimostrato sempre infallibile ed è logico attenersi alle regole, ma per colpa di quello stronzo mi hanno messo dentro. Vi rendete conto? 30 giorni lontano da natura. Amore, davvero, non pensiamoci più. Io non ci voglio più pensare. Quanto mi sei mancato. Lo so, è stato terribile non averti vicino, piccola mia. Dammi un bacio. Se non vomito è perché devo ancora mangiare. Non ascoltarla, Difo. Fai bene a starle sempre appiccicato. Guarda il piano Vidor a che gnocca ti ha abbinato. Mentre la mia amatissima Prosca... Famo, mio meraviglioso amore, sei sempre in vena di complimenti, vero? Basta voi due, brindiamo questa splendida giornata insieme. Ah. Ehi amore, che succede? Non è niente tesoro, stamattina mi sono alzata con un po' di nausea e ora è meglio che non beva. Non ti preoccupare, magari è solo fame, a forza di chiacchiere si sono fatte le due. Dai, riempimi il piatto. Nella prossima puntata... Sono le 3:30, amore mio. Fra poco saranno qui. Io ho paura perché il mio corpo sta cambiando. Non ha il diritto di parlare con voi, né voi di rivolgergli la parola. È un detenuto. Tu cerca di stare calma e fai ciò che ti dicono. E gli hanno raccontato anche tante altre cose a cui non avrebbe dovuto credere. È per questo che è in carcere. Un piano perfetto è stato realizzato dagli alunni della classe 5S del liceo scientifico Leonardo da Vinci dell'anno scolastico 2009-2010, seguiti dagli insegnanti Irene Scaravelli e Michele Collina. Il progetto è stato ideato in collaborazione con l'Istituzione dei Servizi Culturali del Comune di Casalecchio di Reno, Casalecchio delle Culture. La registrazione e il montaggio sono a cura della redazione del Centro Giovanile Blogos, www.blogos.it.